stavano trafficando a bordo di una Fiat Punto in un parcheggio di Altopascio. Scoperti da una pattuglia dei carabinieri durante un controllo notturno di routine, sono stati arrestati per tentato furto e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Protagonista dell'episodio, avvenuto ieri intorno all'una di notte in via Divisione Alpina Giulia, una coppia di cittadini italiani senza occupazione e ripetutamente segnalati alle forze dell'ordine. David Sarti, 45 anni, senza fissa dimora, e Valentina Buralli, 38 anni, residente a San Vito. I due, dentro l'abitacolo dell'auto che tentavano di rubare, alla vista dei militari hanno cercato di nascondersi come meglio potevano. Lei abbassa la testa al di sotto dell'altezza del finestrino e invita il compagno a fare lo stesso. Ma i carabinieri ormai li hanno individuati e per la coppia, trovata in possesso di due coltelli, un cacciavite e di un ferretto per lo scasso, scattano le manette. Sarti e Buralli erano già finiti sulle pagine di cronaca la scorsa settimana. In crisi di astinenza avevano prima dato un'escandescenza al pronto soccorso di Lucca e poi erano fuggiti a bordo di una Panda vecchio modello rubata la sera prima in un'abitazione a Viareggio. Se l'erano cavata con una denuncia a piè di libro per ricettazione e minacce. Stavolta invece per loro si aprono le porte del carcere.